fa anche specie sentir dire sentir parlare del tema dello spopolamento, che diciamo nell'immaginario collettivo è un fenomeno che colpisce più le aree del Mezzogiorno, invece ha ragione il mio collega, è un tema che è trasversale e colpisce alcune aree in modo specifico, tra queste le comunità montane, proprio per i motivi che citava lui, cioè la necessità di avere alcune infrastrutture viarie e digitali, perché ormai le autostrade non sono solo quelle materiali, ma sono quelle digitali, che certamente possono aiutarci da questo punto di vista. Il consorzio CEV cerca di intervenire su quelle che sono le tematiche e le problematiche che i comuni montani hanno. Come dicevo poco fa, se noi pensiamo che circa il 65% dei comuni montani sono comuni al di sotto di 2.000 abitanti, ci rendiamo conto di quali difficoltà gestionali i comuni hanno in termini di organico ridotto, in termini di capacità di rispondere, soprattutto adesso, ad esempio, alle logiche del PNRR, quindi alle opportunità che vengono offerte, e quindi la necessità comunque di avere dei servizi che supportino e affianchino chi all'interno di quei comuni ci vive, ci lavora ogni giorno. Ed è per questo che il CEV ha in questi ultimi mesi sviluppato diverse attività a supporto dei comuni, che sono dai concorsi pubblici chiavi in mano, quindi per poter sgravare anche il personale comunale da tutte le incombenze che questo comporta, alla centrale di acquisto, proprio per fare in modo che quelle poche unità che sono presenti all'interno dell'ufficio urbanistico si possa concentrare esclusivamente sulle nuove progettualità, lasciando tutta l'incombenza legata alla predisposizione delle gare d'appalto, alla gestione della gara stessa, alla predisposizione della fase contrattuale a organismi esterni, in questo caso al CEV, che lo fa in modo specifico, quindi è sempre al passo con le norme e quindi può dare un supporto di primaria importanza. Altro tema che stiamo sviluppando è legato alle comunità energetiche, alla implementazione delle comunità energetiche. Abbiamo alcune sperimentazioni in corso anche qui trasversalmente, sia nelle aree a nord dell'Italia sia nelle isole, e il tema è appunto quello di alleggerire il peso dei bilanci comunali da quello che è la terza voce di costo del bilancio dell'ente pubblico, che è quella dell'energia. E infine l'altro tema è lo sviluppo di accordi di cooperazione, di collaborazioni con strutture che possono aiutare nell'orientamento, nell'intercettare le nuove opportunità finanziarie che vengono messe a disposizione sia dal PNRR sia dalle misure comunitarie che l'Unione Europea mette a disposizione nell'ambito dei piani operativi regionali e dei piani operativi nazionali.